Ecco. Oh, adesso è sparito l'innesco. Perfetto, mi senti bene? Sì, ti sento bene. Ok, perfetto. Un po' di voce così diamo un po' di animo perché l'ultima mezz'ora è stata purtroppo devastata da questi problemi audio. Quindi, Sì. un argomento molto interessante e di estrema attualità, quello di WikiLeaks. Adriano, ci vuoi aggiornare su quelli che sono gli ultimi Sì, sviluppi? uno dei miei problemi, diciamo, personali. Roberto? Sì. Dicevo, una delle mie preoccupazioni recentemente era proprio la consapevolezza, la posizione del mondo radicale rispetto a questa cosa. Ho sentito Litta Modignani che diceva della relazione preparata per il Consiglio generale, è una buona notizia. Io volevo evitare di spendere parole su che cos'è WikiLeaks e cosa fa. Dando per assunto che chi ci segue lo sa, ma naturalmente se dovesse arrivare una indicazione diversa dalla chat sono. Siccome non è detto che sia così, siccome molta gente rivedrà quello che stiamo trasmettendo in diretta, lo rivedrà registrato in modalità on demand sul sito tvradicale.it, ricordiamo almeno, diciamo, le linee generali di quella che è stata la Sì. questione WikiLeaks. Allora, diciamo, cos'è WikiLeaks? È un'organizzazione volontaria di persone tecnicamente capaci che offrono la possibilità di, si offrono per raccogliere documenti riservati, redatti da organizzazioni governative o private, di interesse pubblico. La fonte, chi, diciamo, il presupposto è che membri appartenenti a queste organizzazioni, passino i documenti, un po' come si faceva con le soffiate ai giornali, insomma, che sono sempre esistite, e che possano rimanere completamente anonime. Cioè, grazie alla tecnologia, il passaggio di documenti si fa da casa propria, in maniera anonima, nemmeno WikiLeaks se stessa spesso può risalire a chi ha mandato cosa. È la prima organizzazione di notizie, diciamo, transnazionale, nel senso che alla domanda dove è collocata WikiLeaks la risposta è ovunque, è presente in diversi paesi. Quando dovesse subire attacchi tecnologici o legali in un paese può operare da altri. Sì, sono un po' emozionato in effetti, è la prima volta che insomma faccio una cosa del genere. E questo è WikiLeaks. Ah. Dicevano a me, Adriano, sono in Sì. effetti abbastanza incavolato perché stiamo avendo dei problemi tecnici, stranamente. La prossima volta porterò le altre cuffie e non gli auricolari, Ma per va non ripetere benissimo. questo, almeno l'abbiamo Come individuato. dicevo. Quindi andiamo avanti, cosa stavi dicendo? Andiamo avanti. Ah, il caso, diciamo, più clamoroso, quello che ha fatto diventare attuale la questione, diciamo, sono due, ma comunque l'ultimo è quello dei 92.000 documenti redatti da militari americani sul campo in Afghanistan, sottoposti al segreto. Questi 92.000 documenti sono venuti in possesso di WikiLeaks. Sono stati controllati, diciamo, sono state cancellate informazioni che potessero risultare in un danno per qualcuno senza la collaborazione dell'autorità militare e sono stati pubblicati. Questo è il caso. È scoppiato naturalmente il mare della polemica. La reazione da parte dei militari e dei loro sostenitori è stata sostanzialmente, almeno inizialmente, isterica. Hanno detto che le informazioni pubblicate non erano così importanti, ma anche che erano un pericolo per la sicurezza nazionale, ma soprattutto l'argomento che interessa a me sottolineare in questa sede è che hanno sostenuto che questi non possono invocare la tutela prevista per la stampa. Perché questa non è stampa. Ad esempio, il famoso filmato dell'elicottero Apache che mitraglia dei civili per strada a Baghdad, fra cui un fotografo e un autista della Reuters, era rimasto in possesso di un grande giornale statunitense per circa un anno senza essere pubblicato.
Questo è un dilemma di fronte al quale tradizionalmente i giornalisti si trovano, no? Vengono in possesso di informazioni e i governi premono per la, fra virgolette, responsabilità, pubblicare o no. I grandi giornali naturalmente hanno, fra l'esposizione finanziaria e la responsabilità giuridica, deve. In questo senso, per esempio, alcuni militari hanno sostenuto che quello che fa Wikileaks non è stampa. A questo punto, però, prima di passare alle riflessioni su cosa sia la stampa e su cos'è Wikileaks, vorrei fare un passo indietro e ripercorrere due o tre passaggi fondamentali, perché questi dell'elicottero Apache e dei documenti sulla guerra in Afghanistan sono i casi più recenti, ma in realtà Wikileaks funziona, che io sappia, almeno da 3 anni. Il primo precedente credo che sia del 2007. Quindi diamo un attimo un'occhiata a che cosa ha fatto Wikileaks in passato. Una cosa che interessa a noi digitalofili è, per esempio, che hanno pubblicato un documento che ha rivelato l'esistenza della diplomazia segreta, dei piani ACTA, sulla contraffazione, sul diritto d'autore e sulla aggressione a chi infrange il diritto d'autore. E qui appunto verrebbe l'argomento sulle iniziative transnazionali, ma di tipo intergovernativo, anche se in questo caso nemmeno i parlamenti erano stati informati di accordi di questo tipo, del fatto che il mondo sta diventando transnazionale perché l'economia e la comunicazione lo stanno diventando. In questo caso c'è proprio un collegamento, un link con quanto dicevamo nella prima ora di trasmissione con Alessandro Litta Modignani, quindi è impensabile, esatto, pensare di risolvere, cioè ritenere di poter risolvere questi problemi con politiche ombelicali, no? Nazionaliste. Assolutamente, ma l'altro collegamento che abbiamo già sfiorato è quello della non territorialità di Wikileaks. Segnali di transnazionalismo e di rinuncia alla sovranità stanno venendo da parti diverse. Un altro caso interessante che il fondatore di Wikileaks Assange spesso ci tiene a citare è quello della Costa d'Avorio, per cui questa grande azienda aveva redatto un documento interno riservato che riferiva di una perdita di sostanze tossiche da uno dei suoi impianti in Costa d'Avorio, con la descrizione delle patologie e dei disturbi che queste sostanze avrebbero potuto dare, ma in un tribunale inglese questa azienda aveva ottenuto un'ordinanza per cui il Guardian non ha potuto parlare di questa cosa e nemmeno del fatto di essere stato raggiunto dall'ordinanza. Spesso vengono modificati proprio gli archivi online dei giornali, viene modificata proprio il record storico di quello che è accaduto. E questa cosa è diventata pubblica grazie a Wikileaks. C'era un terzo caso che volevo citare, chiedo scusa, in questo momento mi sfugge. Adesso io tornerei all'argomento che avevamo lasciato con il salto indietro, e cioè quello che fa Wikileaks è giornalismo? I militari sono interessati a sostenere di no, e probabilmente anche parte della stampa tradizionale è stata interessata a sostenere di no, anche se questa posizione sta cambiando. Io vorrei partire da questa osservazione. Ecco il terzo caso, che era questo, il caso islandese. La terza grande cosa che ha fatto Wikileaks è stata quella di rivelare documenti interni di una grande banca islandese che testimoniavano di una malversazione che ha condotto quella grande banca al fallimento e ad una grossa crisi finanziaria islandese. Il settore bancario in Islanda ammonta a circa il 10% del PIL. La televisione pubblica islandese aveva pronto un contenitore di approfondimento
su questo caso, anche in quell'occasione fu ottenuta dalla Grande Banca un'ingiunzione, un'ordinanza, un loro ordinamento, come si chiama? Per cui 5 minuti prima di andare in onda hanno ricevuto questa ingiunzione e non ne hanno potuto parlare, e quindi la crisi finanziaria ha avuto modo di esprimersi in tutta la sua distruttività. In reazione a questo evento, il mondo politico islandese ha, come dire, ha reagito, si è preso carico della questione, per cui hanno votato un impegno a cambiare circa 5 delle loro leggi, 5 punti del loro ordinamento per la tutela assoluta molto forte delle rivelazioni giornalistiche, offrendo la tutela anche a comunicatori e giornalisti esteri. Per esempio, una delle cose che prevedono è che non possano essere spenti o portati sui server sulla base di ordinanze ottenute in paesi esteri. Recentemente, per esempio, Marco Cappato ha rilasciato un'intervista a Radio Radicale sul caso islandese, parlando per 12 minuti, riuscendo a non citare Wikileaks. E prima di fare la mia osservazione, faccio anche sottolineare un altro paio di episodi. Il governo tedesco di Angela Merkel, formalmente di centrodestra, ha reso pubblica la sua posizione sulla tutela alla stampa, impegnandosi in un'iniziativa per la non perseguibilità penale dei giornalisti, delle organizzazioni giornalistiche che rivelano documenti riservati, limitando la perseguibilità a chi fa uscire i documenti. Un bel messaggio rispetto al grosso sforzo dell'amministrazione Obama, che invece tenta di scoraggiare questa cosa colpendo anche invece i media, con le cosiddette subpoena, cioè cercando di farsi rivelare dai giornalisti i nomi delle fonti. E perché è chiaro che questo scoraggia anche le fonti. Allora la mia osservazione è questa. Se l'argomento di questa discussione è la perseguibilità penale delle organizzazioni giornalistiche, allora vuol dire che quello che fa Wikileaks è almeno in parte una dittatura. Alcuni hanno osservato che Wikileaks non è in grado di fare la verifica delle fonti perché le fonti rimangono anonime a Wikileaks stessa. Altri hanno osservato che, per esempio, i grandi giornali americani parlano, contrattano con le amministrazioni statali e spesso anche con le aziende la pubblicazione delle notizie. E questa viene vista come una manifestazione di responsabilità. Quindi, Wikileaks è giornalismo oppure no? Vediamo ancora un altro fatto, che è un cambiamento anche nel modo di funzionare di Wikileaks, molto recente, perché di solito loro pubblicavano i documenti sui loro siti e basta, aspettando che la cosa aspettando che la cosa si diffondesse da sola, ma per esempio alcuni piccoli incidenti e contestazioni che hanno ricevuto nel caso del filmato degli elicotteri Apache è stato che avevano ritoccato il filmato, che non lo avevano esposto nella sua interezza, che il titolo era un po' polemico, un po' forte. Per cui con i documenti della guerra in Afghanistan hanno adottato una linea nuova. Hanno richiesto la collaborazione di tre grandi giornali, il Times americano, il Guardian inglese e il Der Spiegel tedesco. Si sono chiusi in una stanza per un mese con personale proveniente da questi tre giornali, e i tre giornali hanno preparato ognuno il suo reportage su questi documenti. E qui veniamo
ad un'altra osservazione che è stata fatta, quella dell'offerta al pubblico di una chiave di lettura su questi documenti originali. È un disagio che a volte, del quale a volte abbiamo parlato anche a proposito di Radio Radicale. Spesso i documenti in versione integrale non sono sostanzialmente facilmente fruibili, accessibili da un grande numero di persone. È compito di un media, è appunto di mediare offrendo una chiave di lettura, per quanto parziale. E comunque in questi tre grandi giornali sono riusciti a dare da subito, dal primo giorno, grande risalto, dal primo giorno della pubblicazione, grande risalto a questa iniziativa. Questo credo che abbia rilassato un po' la grande stampa rispetto a Wikileaks, perché io credo che la grande stampa in questo momento storico in cui si affacciano queste forme di comunicazione di massa, ovviamente senza la pressione, è notorio, della crisi dei quotidiani, del modello che non funziona più, della sostenibilità, eccetera. Diciamo che è un'esplorazione in corso, no? Quella di quale sia esattamente il valore che i grandi mezzi di comunicazione di massa possono continuare a consegnare al pubblico. Ma mi sentite? Ti sentiamo benissimo, Adriano. Continua pure, perché è molto interessante tutto quello che stai dicendo ed è poco conosciuto anche. Sì, ecco, certamente questa tecnologia è una novità storica, per cui il processo che si sta formando, che sta prendendo forma, è una novità. E se questa è stampa, certamente è una stampa diversa da quella a cui siamo abituati, siamo sicuri che questo non meriti la tutela che si è prevista per la stampa? La tutela prevista per la stampa è l'implementazione della libertà di parola, non è la stampa in sé a dover essere tutelata, no? Io ci terrei a fare ancora queste due osservazioni a proposito della reazione isterica dei militari, è di pochi giorni fa una conferenza stampa in cui hanno chiesto i militari, un portavoce del Pentagono, che Wikileaks restituisse, togliesse dal sito web i documenti e li restituisse ai legittimi proprietari. Ma è chiaro che quei documenti sono stati scaricati ormai in chissà quante copie, e che se anche venissero restituiti adesso, questo non equivarrebbe, no, al toglierli dalla circolazione, no? È il vecchio argomento che si è fatto anche a proposito della musica: scaricare una copia di un'opera non è come il furto, perché non impedisce a chi aveva già l'opera di continuare a fruirne. Ecco, più recentemente è emersa la notizia secondo la quale il Pentagono, per la prima volta e con un'inversione di opinione di 180 gradi rispetto a quanto espresso fino ad oggi, si è dichiarato disponibile ad aiutare Wikileaks a rivedere i documenti, quelli ancora non, i 15.000 che sono rimasti ancora non pubblicati, in modo da cancellare per esempio i nomi degli informatori afghani o altre modifiche del genere, che possano, informazioni che possano risultare pericolose per chi si trova sul terreno. E un'altra notizia molto interessante è di questo documento della CIA, di un ufficio interno alla CIA chiamato Cellula Rossa, Red Cell, che fa uno studio generale sulla strategia statunitense in Iraq e in Afghanistan, seguita fino ad ora, i cui argomenti sono sostanzialmente pacifisti. Di solito la CIA non lo fa, non conferma e non smentisce. In questo caso hanno confermato che quello è il loro documento.
è come dire che da parte di un'organizzazione che si centra sul segreto è un gesto forte. Molti lo leggono come una richiesta vocale, forte, di riflessione, di cambiamento sulla policy che gli Stati Uniti hanno seguito fino a questo momento. Noi dovremmo preoccuparci del fatto che questo dibattito si svolga all'interno di un grande apparato statale in segreto, e questo secondo me è chiaramente un elemento di crisi della democrazia, ma invece l'elemento interessante che ci terrei a sottolineare è che i whistleblowers, cioè quelli che vogliono passare le soffiate sui misfatti delle organizzazioni cui appartengono, hanno oggi a disposizione uno strumento potentissimo che non era, e questo sì è una cosa senza precedenti storici. Addirittura i militari hanno promesso alla corte marziale al loro personale che dovesse essere colto a visitare, semplicemente visitare il sito di WikiLeaks. E un'altra manovra che hanno fatto è quella di denunciare i fondatori come le mani sporche di sangue, l'espressione che hanno usato, perché le loro informazioni potrebbero aver messo in pericolo la vita di militari sul campo e di cittadini afghani. Questo è un elemento che certamente cambia i rapporti di forza fra gli stati, le aziende e i mezzi di comunicazione di massa. Un'osservazione che io faccio, per esempio, è che alcuni giornalisti che sono stati un po' isterici, un po' critici rispetto a certe cose, secondo me vengono invece sostenuti nella loro indipendenza, perché se loro fanno troppo i responsabili nei confronti degli stati e delle forze armate, WikiLeaks le cose le pubblica lo stesso, si trovano quindi fra due fuochi. Ma del resto è sempre recente la notizia che da uno studio Gallup risulta che i cittadini americani che dichiarano fiducia nei grandi giornali, il numero di cittadini statunitensi che dichiarano fiducia nei grandi giornali, non raggiunge il 30%, cioè è molto basso. Quindi questa di WikiLeaks no, è una carta in più per i giornali rispetto ai governi, ed è probabilmente un'occasione. Ecco, Adriano, ti volevo fare, visto che qui mi stai dando un assist per una domanda, ma la denuncia che è stata fatta da WikiLeaks di questi documenti, no? Quindi di queste fonti di informazione, su questi documenti sono, la stampa italiana, figurati, neanche ti faccio la domanda, ma da parte della stampa internazionale sono in corso inchieste anche giornalistiche? Assolutamente, ma non solo di giornalismo tradizionale, ma anche di giornalismo nuovo, diciamo, dal basso, user generated. Ci sono per esempio molte iniziative per la navigazione visuale georeferenziata sulla mappa dell'Afghanistan, dei fatti che sono accaduti, che sono scritti nei documenti. Molti hanno osservato che i tre giornali coinvolti da WikiLeaks, il Times, il Guardian e Der Spiegel, hanno ricavato, come dire, da questi documenti tre chiavi di lettura diverse. Il Times è stato molto istituzionale. Il Guardian, che è sinistro orso, si è concentrato di più sul cinismo feroce delle forze armate che emerge rispetto alla vita dei civili afghani, e lo Spiegel si è concentrato su alcuni crimini di guerra che sarebbero stati compiuti da militari tedeschi. Certamente la stampa, ma anche, a dire il vero, anche prima che WikiLeaks tentasse di coinvolgerli direttamente i giornali, la stampa poi, quando i documenti emergono, li usa. E come, ripeto, la stampa ha il problema della sostenibilità finanziaria e giuridica, ma quando emerge un'organizzazione
quando immagino un'organizzazione come quella di WikiLeaks, che fa la parte praticamente del martello rispetto all'impatto degli Stati, il dibattito si fa interessante. C'è una cosa alla quale io terrei particolarmente, che è questa: nel filtro dell'elicottero ACI si sentono le voci degli equipaggi degli elicotteri che parlano fra di loro mentre sparano, e come parlano delle vittime e come parlano della loro attività. Alla fine, quando sono tutti morti e non si muove più una mosca, si dicono nice shooting, e l'altro dice ah thanks. Molti civili, no, la gente, leggo che ci sono problemi di audio. No, vai pure avanti Adriano, non ti preoccupare, tanto la registrazione viene bene. Bene, dicevo, molti hanno manifestato scandalo e raccapriccio rispetto a un animo così cinico, così proprio, ma qui mi viene in mente il famoso esperimento mostrato da Piero Angela qui in Italia negli anni Ottanta, no? In cui si fingeva di fare esperimenti scientifici e si somministravano scosse elettriche a persone dietro a un muro. E si chiedeva di fare questa cosa a persone prese dalla strada. Ebbene, le persone capaci di dire no, io questa cosa non la faccio, erano poche, erano il 20%. Un altro esperimento ancora più spinto, quello del carcere con le guardie e i ladri. Quando si vengono a costituire situazioni di potere assoluto sulla vita altrui, vengono fuori elementi animali di cui l'umanità è dotata, e molti militari sui loro blog e sui forum hanno scritto: non lasciatevi ingannare dal tono cinico, che i militari che sparano a loro volta persone sono, e ognuno reagisce al rapporto con la morte come può. Del resto ci sono anche militari che tornano malati di mente. Bellissimo a questo proposito cioè voglio dire, noi radicali, se posso dire noi, rispetto al mostrare la guerra dall'interno, dalla prospettiva di chi la fa, questa è una grande possibilità emersa in questo caso, avremmo da dire. A che punto siamo, Roberto? Scusami, ho perso quanti minuti siamo? Abbiamo ancora un quarto d'ora, non ti preoccupare. No, perché io avrei quasi finito. Avrei quest'ultima osservazione importante. Ma poi ci sono le domande, non ti preoccupare. Avrei quest'ultima osservazione importante. L'accusa di stupro e molestia sessuale al fondatore di WikiLeaks, Julian Assange. Allora, intanto, una delle due donne che hanno depositato alla polizia questa accusa è una funzionaria governativa per la quale un incarico precedente era stato di fare la propagandista a Cuba, la propagandista anticastrista. Le accuse sono state ritirate, sono state ridimensionate a semplice molestie, senza l'elemento sessuale, dopo pochi giorni. Alcuni si sono domandati come mai l'autorità inquirente, diversamente da quanto fa di solito, che risponde no comment, c'è un'indagine in corso, questa volta abbia confermato la presenza di tali accuse, che sono durate pochi giorni, da ambienti dell'est, russi, kazaki, su alcuni blog e forum è venuta l'osservazione perfino divertita, per cui questa è una vecchia tecnica da loro usata largamente, no? del discredito. L'accusa viene ritirata
ma senza mai un riconoscimento pubblico pieno. Probabilmente non hanno trovato di meglio. L'ex Ecco, siamo di nuovo in diretta, Adriano. Devi scusare, ma c'è stato un problema con Procaster. No, 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 va bene. L'ultimo minuto si è perso. Sì, no, va Quindi, bene. se puoi riepilogare un attimo. Sì, dicevo che questo però non ha molto a che fare con il giornalismo in sé. Non sanno. So qualcosa dei gasdotti. No, niente di specifico. L'idea era di parlare della stampa e del giornalismo, dell'evoluzione, delle possibilità che si aprono e delle reazioni. Lo possiamo fare in un altro momento. No, stavo dicendo a proposito delle accuse di molestia sessuale. Portate da funzionari governativi, evidentemente non sanno proprio, anche loro sono alla canna del gas, non sanno proprio che inventarsi. D'altra parte c'è la CIA che chiede un cambiamento di atteggiamento. Insomma, è proprio divertente. È chiaro che questa è una questione succosa, dalle leccarsi i baffi, ed è, a mio avviso, naturalmente, ed è proprio questo il terreno della grande stampa, il fatto che la grande stampa non sia riuscita. Per esempio, leggevo una statistica recentemente di come questa cosa di WikiLeaks abbia aumentato la copertura giornalistica sui grandi giornali sulla guerra in Afghanistan. No, ragioniamo sulla libertà di stampa. Io vedo lo schermo nero No, vai e. tranquillo, Adriano, vai tranquillo, è stato Matteo che si è collegato, ma c'è stato un errore, adesso stiamo sperimentando, quindi vai pure avanti. No, 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 io credo di aver finito. Ecco, voglio fare forse quest'ultima osservazione. Sì. Sì, sempre a proposito di che cos'è il giornalismo e di quanto sono irresponsabili le persone che passano informazioni all'esterno, perché questo è un argomento che viene usato dai militari. Mi sfuggiva, una delle cose che WikiLeaks ha fatto è stata di pubblicare il manuale operativo della prigione di Guantanamo. Che prevedeva, per esempio, che una certa categoria di detenuti, di prigionieri, non dovesse poter incontrare mai funzionari della Croce Rossa, il che è clamorosamente illegale rispetto, non ricordo se alla Dichiarazione dei diritti umani o ed è chiaro che in questo caso il militare che ha mandato il documento, perché solo un militare può essere stato, non deve essere stato un militare alla Bradley Manning, cioè un ragazzino indisciplinato, un po' capellone, uno che dice information must be free, e dice quando troveranno i loro cablogrammi pubblicati gli verrà un infarto, no? Di Bradley Manning è stato detto che è una persona di disagio, debole, probabilmente transessuale, per cui sarebbe stato espulso dalle forze armate comunque, cioè si è tentato come si è potuto di screditarlo. Ma chi è stato a far uscire il manuale operativo della prigione di Guantanamo? Vabbè, diciamo che la domanda è retorica, quindi No, insomma hai certo. già dato la risposta.
Ho già dato la risposta. È chiaro. Senti, che no, insomma, ricordiamo anche una cosa: questo ragazzo, che ha pubblicato su WikiLeaks questi documenti, quanti anni di carcere rischia? Quanti anni di carcere rischia? 52. 52 anni di carcere, solo per aver reso pubblici per aver reso pubbliche. Beh, probabilmente. Dunque, diciamo che la conferma non si può avere, perché come dicevo, le fonti sono anonime. Però probabilmente il filmato dell'elicottero Apache lo ha dato lui a WikiLeaks. E anche i 92.000 documenti sulla guerra in Afghanistan. E chissà che altro. WikiLeaks, a dire il vero, pubblicamente dichiara che ci mette un po' a rivedere le cose che riceve. Vai Adriano, vai tranquillo. Sì, e chissà che altro. È stato accusato di spionaggio. Hanno stiracchiato un po'. Quindi l'accusa è spionaggio. I capi di imputazione nel loro complesso danno 52 anni di carcere. Sì. Ok. Anzi, magari potremmo prevedere anche noi di scrivere sul sito qualcosa per aiutare a chi, insomma, chi non parla inglese a partecipare alle operazioni di sostegno alla causa di Bradley Manning. Scusa un attimo, Roberto. Roberto, io penso di aver finito. Mi hai sentito? Ecco, dicevo, ringraziamo Adriano Peluso per questa importante, diciamo, illustrazione del caso WikiLeaks. E sicuramente ci saranno altre occasioni, come dicevo prima, per approfondire la questione della libertà nella rete e per la rete. E intanto sappiamo, Adriano, che tu hai stabilito degli importanti contatti con alcuni importanti, diciamo, personaggi che possono dare un notevole contributo a comprendere gli attentati alla libertà della rete che si consumano quotidianamente nel mondo. Ci vuoi dire già qualcosa, anticipare qualcosa di quelle che saranno le prossime trasmissioni in questi ultimi 5 minuti di diretta? Sì, diciamo che stabilire contatti in agosto richiede una tecnica diversa da quella probabilmente che richiederebbe a febbraio. Ma infatti noi stiamo sperimentando, quindi ci va benissimo, sì, non ti preoccupare. Sì, ma il primo è, a dire il vero, più che sulla libertà di rete, il mio orientamento era sempre sul giornalismo e sull'evoluzione della comunicazione di massa. Il primo era Antonio Pavolini, che ha già partecipato al nostro seminario su Radio Radicale a Torre Argentina. E poi alcuni blogger italiani più famosi, Mantellini, De Biase e mi cogli impreparato, non ricordo il nome. Va bene Adriano, dai, va bene così. Allora, ringraziamo Adriano Peluso, siamo in conclusione, diciamo, di questa prima fascia. Ricordiamo che oggi stiamo sperimentando per la prima volta, lo ricordo a chi si fosse messo in ascolto e in visione solo in questo momento, la staffetta tra le conduzioni da varie parti d'Italia. Dalle 12, perché di fatto abbiamo cominciato alle 12, ricordiamo, perché Claudio Sterzi ha avuto un impedimento di natura fisica che non le ha permesso di partecipare alla sua trasmissione, una leggera euforia. Abbiamo cominciato alle 12 con Alessandro Litta Modignani, abbiamo parlato del prossimo appuntamento importantissimo per il Partito Radicale Non Violento Transnazionale e Transpartito, cioè il Consiglio Generale di Barcellona, che ricordiamo si svolgerà del 3, 4 e 5 settembre, e abbiamo proseguito parlando con Riccardo Macchioni dell'attualità politica e di un caso riguardante una bretella autostradale nella zona di Modena, e con Adriano nella fascia di regia conduzione di mia competenza abbiamo parlato di una cosa molto interessante quale WikiLeaks. Ricordiamo che tutti questi contenuti saranno resi disponibili a partire da domani sul sito di TV Radicale, cioè tvradicale.it,
Ricordiamo anche quali sono i prossimi appuntamenti. A partire dalle 14.15 la staffetta passerà a Pesaro, dove Matteo Mainardi, che è il presidente dell'Associazione Radicali Marche, terrà la regia conduzione per le prossime 2 ore. E intanto salutiamo Adriano Peluso, lo licenziamo, diciamo, licenziamo Adriano Peluso e ci vediamo sicuramente in una delle prossime domeniche. Ecco, torniamo in regia e dicevo, a partire dalle 14.15 fino alle 16 la regia conduzione sarà affidata a Matteo Mainardi, il quale avrà modo di presentare quelli che sono i suoi saranno i suoi collegamenti. Dalle 16 alle 18 la regia conduzione sarà effettuata da Napoli, da Roberto Granese e Rodolfo Viviani, e dalle 18 alle 20 la regia conduzione sarà effettuata dalla Calabria, da Cosenza per la precisione, da Marco Marchese. Bene, io vedo già pronto Matteo Mainardi, però prima di passare la linea, come al solito, mandiamo un piccolo spot. Vi ringrazio.